Bella raga, sono Metal Matteo e siamo in un nuovo video. In questo video, come avete letto nel titolo, voglio fare un video apposta su Caparezza, che come guardate, adesso guardate. Appunto. Perché sono andato, voi non lo sapevate, ma io circa, diciamo, 2 o 3 settimane fa sono andato al concerto, ed era il concerto di Caparezza che è venuto proprio qui dove vivo io, cioè proprio a Pennello è venuto. E Caparezza è il mio cantante preferito italiano. Quando l'ho visto, cioè, mi sono emozionato tantissimo, è stato bellissimo. E appunto per questo, da talmente è stato bello, che voglio fare un video, diciamo, anche in suo onore, perché è stato un grande, cioè, non è stato, è mica morto, nel senso, è un grande, cioè, quindi per questo che voglio fare questo video, vi farò vedere 3 canzoni di Caparezza. Iniziamo con la prima, che è la canzone che ha mandato proprio al successo Caparezza. Sapete qual è, no? Partiamo. Vi faccio vedere. Quando esco di casa mi annoio, sono molto più contento. Quindi che spendi stipendi, stipato in posti stupendi, tranquilli, succubi, succubi, di pittorelli, su chi prendi e ti stendi, tendi, non mi comprendi, senti tu non ti offendi, se ti dico che sei trendy. Per esempio, ora mi stempio per un tempio del divertimento, essendo amico di Baldamento, sono un silenzio che può diventare musica se rimoschiamo su qualsiasi tempo che sequenzo, con l'audio, l'autoradio, nell'autocauto resto, faccia a faccia con una focaccia, altro che tanto pasto, capodastro. Compagni di mano pari ricostruisco, gli argini di una giornata, i margini della disco. Mi stupisco, quando si uniscono al banchetto che impastisco, che dopo mischiano il tracchetto non capisco. Com'è che si finisce a parlare di Gigrobo? Le strade di San Francisco.
sarebbe bellissimo terminare così, ma sarebbe una fine troppo felice per il mio gusto. A me, io sono un po' dark dentro di me, io non sono ottimista, lo sapete tutti, io sono veramente pessimista, ma quel pessimismo buono, il pessimismo, pessimismo ottimista, non so come dirlo, cioè è un pessimismo che mi dà la forza per... Perché gli ottimisti, capito? Non fanno mai un cazzo, cioè... Non sono ottimista tanto che voi, no, invece no, il pessimista è quello, è meglio essere pessimisti perché il pessimista combatte, l'ottimista non fa niente, cioè aspetta che le cose gli capitino. Allora io da buon... Lo sapevate che era quello che era fuori dal tunnel. Comunque, andiamo avanti con la seconda. La seconda è una canzone che a me piace molto. A certe persone forse il senso non piace, a certe persone piace, non lo so. Ditemi se sapete anche qual è il senso, io lo so. E questa canzone comunque a me piace molto, sia per il, cioè non dico se mi piace il senso o no, perché queste persone potrebbero prenderla male, o per un motivo potrebbero prenderla male o prenderla bene, quindi non dico se mi piace o no il senso, però posso dire che la canzone però mi piace, ve la metto, cioè se mi metto il video della live di Caparezza con la seconda canzone. Buona vita.
ultimo ho pensato di farvi sentire anche questa live, sempre di Caparezza, che sarebbe la canzone contro la corrida, che sarebbe appunto i toreri, no? Perché sapete, no, cosa succede nella corrida. Ho fatto questa canzone che si chiama Sto dalla parte del toro. Guardatela pure. Questo video vorrei dirvi una cosa. Questa volta ve lo dico. A settembre, non adesso, a settembre, cioè vedrò un'altra persona. Vi darò due indizi, non vi dirò in sé chi è, dovete indovinarlo voi. Allora, vi do due indizi, uno piccolo e uno grandissimo. Allora, il primo indizio è con YouTuber e il secondo indizio,
è cioè che è famoso perché è la persona più brava in assoluto a fare le voci. Chi è? Rispondetemi qua nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Bella!